abbiamo avuto approvato la variante che noi abbiamo presentato in regione e quindi adesso chiederò ai miei uffici di andare avanti con la procedura di urgenza e quindi di affidare i lavori già nel giro di una settimana, dieci giorni devono iniziare i lavori sulla linea STIR per cercare di essere... No, i lavori già sono stati affidati, adesso con la procedura di urgenza devono fare tutti gli atti conseguenziali successivi all'approvazione della variante per riaprire la prima linea. Questo è chiaro? Sì, sì, è coperto economicamente, sì. La Regione Campania aveva già concesso un finanziamento a noi per riqualificare lo STIR di Casalduni, abbiamo utilizzato quei fondi per far ripartire la prima linea. Abbiamo la variante approvata, abbiamo aggiudicato i lavori all'impresa, dobbiamo soltanto consegnare e iniziare i lavori. Anche questo abbiamo chiesto alla Regione di cercare di calmierare il prezzo di conferimento convocando le varie società provinciali. C'è stato un impegno certo e concreto del Presidente che già la settimana prossima convocherà le varie società provinciali per cercare di avere questo prezzo unico per tutti i comuni. Il termovalorizzatore dovrebbe entrare in attività a fine settembre, insomma metà ottobre, questi sono i tempi che sono stati previsti. Mi lasci dire che insomma oggi sono soddisfatto di questo incontro, ne abbiamo parlato anche al tavolo perché sono stati intorno al tavolo tutti gli attori, tutti i soggetti protagonisti, regione, provincia, il comune interessato, lato, e c'è stata una sostanziale concordia su tutte le iniziative da intraprendere. La Regione si è impegnata al massimo livello col Vicepresidente, quindi sono fiducioso che la situazione possa assolutamente migliorare, come ha detto anche il Vicepresidente.